Va bene, entriamo nel mondo delle belve, anzi se ne abbiamo una che gira per lo studio ci dà quella tensione giusta, le belve, eccola qua, ne abbiamo una che anche corre. Allora, le belve, che era il titolo del programma, credo anche suggerito da Irene Gergo, che ci tiene, sì. Era un programma che andava sul canale 9 in seconda serata, belve perché dovevano essere le donne intervistate delle belve, poi piano piano le belve donne sono finite e hanno cominciato a arrivare gli uomini alfa e lei li ha saputi prendere tutti e hanno dimostrato la loro grande personalità. Vediamo, prego dalla regia. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Dopo tanti, tanti mesi, ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora. Non ho mai capito, non sapevo che quella lacrima sul viso. Non ci sono più gli uomini di un tempo, adesso piangono come fontane. Chi è di tutti questi che l'ha commossa veramente, di tutti quelli che piangevano come vitelli? Lei non ha pianto. No, io non ho pianto. Però era commosso. Io ero molto commosso sul finale, però questi piangevano veramente. Intanto Rocco Siffredi, a parte lo strano karma che mi è capitato di farlo piangere lì dove lui invece, diciamo, le reazioni provocate altrove non sono di pianto, però è stato molto coraggioso. Quella di Fedez secondo me è stata una reazione emotiva. No, coraggioso Rocco perché ha parlato di un problema non facile, no? La dipendenza dal sesso, soprattutto per il lavoro che fa. Lo capisco. Giletti ha parlato del lei, esatto, lei pure me ne ha parlato molto, no? Sì, dopo vediamo. Sì, comunque detto questo, però quando un intervistato nel suo programma si chiude a riccio, sì. Il problema è il suo o è lui che viene e poi non parla? È il mio che ho sbagliato ospite. Hai sbagliato ospite? Certo. È questo, vedi, non ho mai pensato a questo dettaglio. Non è colpa nostra, è colpa dell'ospite. No, è colpa mia che ho sbagliato a chiamare quell'ospite. Per esempio, lei di Raoul Boa ha detto che era noiosissimo. Ma io non l'ho detto, è stato... Lei ha detto che era noiosissimo. No, io ho detto che l'ospite più faticoso effettivamente è quello che non parla. No? Appunto, è quello che ho detto io, chiuso a riccio. E lui era il più riccio di tutti. Beh, era parecchio chiuso, sì. Però, insomma, il caso è colpa mia, non sua. Bene, bene. È bene a sapersi. Invece, nel programma, chi è che l'ha delusa? No, io quello non ce la faccio a dire i nomi di chi mi ha deluso. Ovviamente ci sono. Se vuole dire solo un cognome. Esatto. No, però c'è una cosa. Ogni tanto io ho una percezione sbagliata. Mi capita di dire... non è andato non bene. Funziona. E invece poi magari è amatissimo. Io ho visto uno che in un primo momento mi è sembrato fortemente maleducato e quindi glielo faccio vedere. No, poi si è salvato in corner, però è un artista. Prego dalla regia. Morgan. Questo è un ritratto personale, quindi lei può scegliere tranquillamente di non rispondere. Io dico, come sono libera di farle le domande. Allora, certo, lei è libera, però io dico, parliamo di musica. Il mio problema è che mi fanno parlare anziché suonare. Questo è il mio problema. Non è il crack e non sono gli amori infiniti. È che se tu togli le mie canzoni dal palcoscenico, ti fai un dispetto a te. Ma si sta un po' paragonando a Dio. E non banalizzi, per favore, perché in realtà io non mi sto paragonando proprio a Dio. No, lo sai perché gliel'ho detto? Perché ho letto una serie di cose in cui lei diceva di sentirsi Gesù Cristo in croce si paragonava. Okay. Ma queste cose sono cose che scrivono su Wikipedia, ad esempio, che devo far cambiare. Mi arrabbio perché mi intristisce. Ah, sarei un demente se non mi intristissi di questo, perché lei non apre la biografia sua e c'è scritto che lei va a battere. Per cui, sinceramente,
Vabbè, non è la stessa no, cosa. Se lei... Un insulto come quello che lei mi ha fatto facendo finta di essere spiritoso non è la stessa cosa. È peggio il mio, è peggio il fatto che è ridicolo di Gesù Cristo. Cosa. È molto peggio non quello. È la stessa è peggio, cosa. Lei, perché no. È molto più grave il fatto che io mi paragoni a Cristo, secondo alcuni. Vabbè, è molto insomma, grave. Ha voluto fare... Molto grave. Ha voluto e quindi fare se lei si arrabbia, fa bene ad arrabbiarsi. No, io non mi arrabbio perché... Lei fa bene ad arrabbiarsi. Guardi, la cosa che ha detto qualifica più lei che me, quindi la lascio correre. Senta, invece, scusa, l'ha detto a tutte le persone che secondo lei... avrebbero meritato le sue scuse. No, no, ne manca una. A chi? A lei. Grazie.